vuole farla a sinistra o a destra? Differenza. Il cittadino non va al vaccino, il vaccino va al cittadino, per cui il senso è questo. Noi abbiamo oggi più di 30 campi su tutto il territorio che fanno sia le zone balneari, lacustre e anche zone montane. Abbiamo scelto di mettere qui il campo vaccinale e non è soltanto un fatto simbolico, perché è davanti al comune, è una piazza importante e stiamo vedendo, insomma, che la risposta è assolutamente adeguata. Abbiamo somministrato il vaccino oggi a moltissime persone che di solito appunto non accedono normalmente ai centri vaccinali, ad esempio alcuni anziani, persone che magari solitamente lavorano tutti i giorni, fanno lavori anche molto, molto manuali, non hanno disponibilità a prenotarsi su internet. Sta compilando, si vaccina? Sì, compilare e fare vaccine. Noi lavori sempre, però non c'è tempo, però meglio. Non avete tempo per vaccinarvi perché lavorate sempre, che fate? Lavoro al ristorante. Finora i numeri di queste vaccinazioni tramite i camper quali sono? Ma finora noi siamo quasi alle 8.000 vaccinazioni effettuate. L'attività è iniziata da un poco più di una settimana. Lo facciamo? Buono. Buono, sì. Una sola somministrazione. Chi viene lo vacciniamo, facciamo delle stime e adesso oggi sta andando bene, abbiamo già somministrato 40 dosi stamattina, poi se vediamo che la giornata va particolarmente bene ovviamente ce ne facciamo portare delle altre e cerchiamo di soddisfare tutti i cittadini che si presentano. Questa è monodose. Ok, monodose. Io ero incerto di farlo, però... Poi pensando, dico, fammelo. E mi hanno tranquillizzato perché sono arrivata col terrore. Mio figlio si è voluto vaccinare, mi ha convinto pure lui, speriamo bene. Sono proprio contro chi non si fa il vaccino, perché appunto serve, il vaccino serve per forza. C'è preoccupazione qui sul litorale per la variante Delta? Beh, la preoccupazione ce l'abbiamo tutti, speriamo, per il momento i dati sono abbastanza tranquilli, speriamo che di mantenere una situazione assolutamente controllabile, però insomma un po' di preoccupazione come in tutte le altre città c'è. Ma noi siamo consapevoli che ci sarà un aumento dei casi stante la maggiore diffusività di questa variante, soprattutto nelle classi più giovanili di età, per cui quello che diciamo è di vaccinarsi, di completare il percorso e l'iter di vaccinazione. Allora, dovrebbe arrivarle entro massimo una settimana un sms su questo numero, okay, con un codice per scaricare il Green Pass. Voglio viaggiare, invece viaggiare, anche quella è stata un po' la spinta, visto che adesso vediamo come andrà a finire, se dovrà essere obbligatorio o meno, insomma, per tanti servizi, quindi ho detto vabbè, dai. Però non sono ancora convinto, ancora oggi, dico la verità.